Salve, sono Paolo Bacci e vi presento questo bellissimo Mobilvetta K-Hot Technoline 90 montato su meccanica Fiat Ducato 160 cavalli. Eccolo qua, questo bellissimo frontale di questo Mobilvetta è un camper lungo 7 metri e 49. Montato su meccanica 160 cavalli, cerchi in lega, ruote di 16. Guardate il bel garage. Allora, questo è un camper con letto centrale nautico. Questa parte è il letto che scende per d'inverno, molto spesso proprio averlo basso e quindi facilmente si può accedere al letto anche se il garage è più basso. Poi d'estate eventualmente si alza e diventa un grandissimo garage, porta moto, porta bici, porta tutto. E c'ha due sportelli molto grandi, come vedete, sia a destra che a sinistra. Pistone che controlla l'apertura dello sportello. La parte delle calandre, delle carteratura in alluminio, una bellissima porta, con la finestra per la luminosità interna e un porta immondizie all'interno e anche questo fermo controllo della porta. Questa è la bellissima dinette anteriore. Guardate che com'è luminosa e spaziosa. Il tavolo centrale più piccolo che poi con un semplice gesto si allarga e guardate come diventa grandissimo. La parte cucina con 3 fuochi, un bel lavello, pensili, guardate con che cerniere, sportello anteriore sinistro, piccoli spazi nella parte proprio per metterci anche le cose più piccole, questo bel portaoggetti, altro portaoggetti sopra, un altro contenitore sopra il frigorifero, altro che gira, guardate con che cura e attenzione, frigorifero grande con congelatore e la parte cella frigo. I contenitori sotto il piano cucina, come grande, poi c'è il fermo che blocca gli scorrevoli di cassetti oppure li apre. Questo è porta posate. Questo è il piano che, mettendoci il coperchio, fa da piano d'appoggio. Altro cassetto e altro contenitore. E ora andiamo a vedere la parte posteriore. Quindi questo è un camper con un bellissimo letto posteriore nautico. Guardate com'è grande. La chiusura che divide la parte letto posteriormente con la parte bagno e la parte anteriore dell'altro letto. Qui c'è l'armadio. E di là l'altro armadio con i vari pensili molto grandi. Luminoso sia per l'oblò che per la finestra di destra che la finestra di sinistra, oltre luminoso è anche molto areggiato. Qui il vano doccia con i vari contenitori per saponi e la chiusura in plessiglass. Poi la porta del bagno
che fa da chiude e divide la zona del bagno con la zona anteriore, e questa porta chiude la parte letto posteriore con il bagno. Qui water, lavello, porta sapone, specchio, pensile e oblò con zanzariera, con finestra. Dall'altra parte della doccia, oblò, e poi anche il porta giacca a vento, cioè per quando sono bagnate uno le mette alla doccia e quindi scaricano nel piatto doccia e si riscaldano. La parte davanti c'ha questo bellissimo letto che con un gesto facile si abbassano i sedili. Gli schienali dei sedili, gli schienali sia della guida, del passeggero e quelli terminali della dinette vengono buttati giù e con un gesto, con una mano, si abbassa il letto matrimoniale anteriore. Guardate com'è bello grande e luminoso. Con un altro gesto, facile, si alza in alto. Da Caravambacci troverete tantissimi camper, oltre 200, fra nuovo, usato e a noleggio. Un'azienda di oltre 45 anni di attività con una garanzia di solidità e risparmio. Venendoci a trovare, siete sicuri di acquistare un ottimo camper a un ottimo prezzo.